collegio importante con dentro Livorno, quindi una delle roccaforti più rosse del mondo, ecco, mettiamola così. Se veramente passasse il nostro Manfredi Potenti contro il capogruppo al Senato del Partito Democratico, insomma, sarebbero cose importanti. Quindi, insomma, è vero, mancano quasi tutte le sezioni di Livorno città, però mancano anche quelle di Piombino, dove, come dire, non mi risulta che fossero particolarmente favorevoli, ecco, al PD, anche per la questione del rigassificatore. Per cui vedremo, insomma, ecco, quello all'interno ovviamente di una situazione che poteva essere migliore, però la squadra sta vincendo. Ci sono appunto alcuni risultati che rischiano di essere assolutamente clamorosi, ecco. Sul nord, sulla Lombardia e sul Veneto, stavamo guardando prima, lì il dato per la Lega è abbastanza preoccupante, visti i numeri. Beh, probabilmente la storia che tutto il nord produttivo richiedesse a gran voce l'appoggio e l'entrata del governo Draghi, questo non era vero. Perché capite che se fosse stata vera, a quel punto tutti avrebbero dovuto votare il PD, no? O Calenda, o Forza Italia, o non si sa chi. Cioè, guarda caso, tutti i voti sono andati con l'unico partito che non ha appoggiato il governo Draghi e non ha neanche votato il PNRR, tanto per dirne una, no? Perché l'unico partito che ha votato contro il PNRR è Fratelli d'Italia. Quindi forse farsi una domanda, ecco. Io non sono esattamente la persona più adatta, no, per fare questa cosa, perché la mia risposta già ce l'avevate da tempo, insomma. Non sono noto per essere stato uno che pensava che entrare nel governo Draghi fosse la salvezza. Però appunto è sempre lì, non abbiamo... A fronte di questo sacrificio, cioè, vale a dire, di aver fatto incazzare buona parte del nostro elettorato, dall'altra parte siamo riusciti a tenere assieme la coalizione e consegnare finalmente una vittoria al centrodestra che mancava da sempre. Con il risultato della Lega, secondo te, Claudio, rafforza l'alleanza, pone qualche problema anche in relazione al risultato di Forza Italia, che per il momento, diciamo, è quasi equivalente alla Lega? Grosso modo, più o meno, per quello che vediamo adesso. Ma secondo me l'alleanza usciva fuori già forte all'inizio. Tutta la pazzia di questa legislatura ha portato a capire che certe alternative non erano praticabili. Cioè, io penso che adesso soltanto uno sotto LSD possa pensare che sia una grande idea prendere e mettersi con il Movimento 5 Stelle, dopo che abbiamo provato che cosa voleva fare, oppure mettersi col Partito Democratico, dopo che abbiamo visto che cosa provoca ai nostri elettori. Per cui io penso che l'alleanza di centrodestra era molto forte già dal momento in cui è nata, e lo sia in ogni caso ancora adesso. Non vedo particolari differenze. Scusate, un po' di tosse, ma sono qui in delirio, sto facendo conti anch'io. L'agenda, diciamo, del prossimo governo viene modificata da questo risultato elettorale? Beh, l'unica cosa che vedo è che ovviamente un'investitura di questo tipo consegna a Fratelli d'Italia il diritto dovere di dire la prima parola. Quindi le priorità, diciamo, dell'agenda saranno decise sicuramente assieme, con diritto di prima parola che va chi ha preso in modo così netto più voti. Mi stavo facendo vedere adesso Pierluigi Pellegrini il dato di una circoscrizione Campania 1, siamo alla Camera, dove i 5 Stelle hanno preso il 43,2%, sono stra primo partito su tutte le altre coalizioni. Sono come insieme, centrodestra e centrosinistra insieme.
forse si è perso un attimo il peso di quello che poteva essere una misura che già, come per esempio il reddito di cittadinanza, che era già dirompente in altri momenti, e in momenti di forte crisi come l'attuale diventa droga pesante. La Lega torna ad avere una... Aspetterà noi l'arduo compito di farli ritornare sulla terra. Ecco, dal punto di vista invece della Lega, secondo te questo risultato comporta per l'agenda Lega, non per quella di governo, un cambiamento, una ridefinizione delle priorità, visto che l'operazione Mezzogiorno diciamo è un'operazione che ha mostrato tutti i suoi limiti? Ci penserà ovviamente il segretario, ma insomma le priorità adesso erano state nella prima fase quella di entrare nel governo per evitare spinte deflagranti all'interno del centrodestra, ecco, mettiamola così. Quello è stato ottenuto, e adesso ovviamente le priorità devono essere intanto stavo vedendo anche a portare avanti una buona agenda, ma insomma è ovvio che se lo chiedi a me, io penso che i temi, specialmente adesso che entriamo in un governo che rischia di avere anche delle fasi un po' conflittuali con l'Europa, i temi della preminenza dell'interesse nazionale e del, per farla facile, anche se non vado matto per la parola, sovranismo, dovrebbero tornare di moda, ecco. Cioè io penso che anche basta agenda Draghi, insomma. Stavamo vedendo adesso con Pierluigi, intanto Pellegrini sta girovagando lungo l'Italia, e anche in Sicilia il Movimento 5 Stelle va verso il 40%. Sì, questa è la Sicilia occidentale, collegio Sicilia 1. Dai, l'avevano votato quasi il 50% alle scorse politiche, quindi qualcuno che era già che ci fosse un enorme numero di persone che aveva già fatto quel segno sulla scheda c'era già. Per molto tempo sono stati disillusi, perché anche loro ovviamente avevano partecipato al governo, solo che loro sono presi secondo mandato di averlo fatto cadere. Ecco, esatto. Quindi si può dire che sostanzialmente chi non ha appoggiato il governo Draghi o chi l'ha fatto cadere è stato avvantaggiato. Assolutamente sì. Antonino. Io invece volevo... Prego. Sono sempre del parere che noi, uno dei gravi errori che facciamo noi in certi casi è ascoltare quello che dicono i giornali. Cioè, se tu leggi i giornali sembra che erano tutti lì ad osannare Draghi, all'atto pratico probabilmente stava sulle balle a tutta l'Italia. Compreso il famoso ceto produttivo, i ceti produttivi, il nord produttivo, eccetera, eccetera, no? Secondo me è primo in classifica il nord produttivo, cioè i ceti produttivi, perché abbiamo visto che evidentemente quando il signor Draghi diceva che le cose andavano bene, e la signora Meloni votava contro, evidentemente si identificavano molto più con questa posizione piuttosto che con la nostra. Antonino. Onorevole, intanto di nuovo buonanotte. Pongo anche buonanotte a lei la domanda che ho posto a Carlo Cambi. La BBC, i giornali esteri, la CNN, addirittura la CNN ha titolato che Giorgia Meloni si candida a guidare il governo di estrema destra dal tempo di Benito Mussolini. E dentro ovviamente c'è anche la Lega, come scrive la CNN. Che benvenuto è questo? Però prendere gli stivaloni, non lo so, il cane lupo, fare passo il barboncino, quindi non sono molto... molto credibile, ecco, come si sta, ma penso che siano delle enormi cazzate, cioè quelle sono le solite semplificazioni che fanno all'estero, dove ti dicono che la Lega è il partito far right, estremista e cose di questo tipo, e Fratelli d'Italia sono fascisti. Che devo fare? Cioè, mi sembra che un po' tutti si sia un po' evoluti, ecco, rispetto a quei periodi lì, che mi sembra che non siano
tutto, cioè non mi ce la vedo, ecco, Meloni che abbia come grande idea quella di andare in giro con camionette a manganellare gente che dissente, ecco, insomma, non so come dire. Non ce la vedo nemmeno io, detto tra noi, per cui a parte questo, insomma, più si va verso sud più si conferma, come abbiamo visto, l'ondata gialla, l'ondata del Movimento 5 Stelle. Scusate, ma rendetevi conto, però anche in Toscana, cioè è chiaro che qui stiamo parlando di una cosa del simbolo, stiamo anche parlando di una cosa che quanto più hanno mandato fuori i loro governisti e quanto più il Movimento 5 Stelle evidentemente è risultato credibile, cioè il fatto di aver mantenuto la regola dei due mandati e li ha premiati, cioè il fatto che si abbiano cacciato via i vari Toninelli e compagnia bella, alla fine preferiscono gli sconosciuti. Cioè in Toscana il Movimento 5 Stelle prende il 10% e vi posso assicurare che io in tutta la campagna elettorale qualcuno che votasse il Movimento 5 Stelle non l'ho ancora incontrato, come si chiama, e passa con Licheri, che credo che la Toscana non l'abbia mai vista neanche dipinta, quindi è chiaramente voto d'opinione. Certo. Voglio dire, ma questo fatto appunto che ci troviamo con questa ondata gialla nel meridione d'Italia, sostanzialmente è ancora il Movimento 5 Stelle che doveva aprire la scatoletta di tonno, o è un partito che sta avendo un'evoluzione? Perché comunque resta chiaro che il Movimento 5 Stelle resta una figura con cui confrontarsi. Se trattasi di una simpatica combricola di scappati di casa che però rappresentano la protesta, cioè piuttosto che quelli, meglio uno a caso. Certo. E invece tutto questo mondo che si prefiggeva di abbandonare l'Europa, di combattere questo, quello e quell'altro, penso Italexit, penso Vita, tutto questo mondo qua, che cosa, il fatto che sia stato completamente battuto? Come? Questi hanno fatto più danni della grandine, perché hanno rotto i coglioni in modo clamoroso sui social da tutte le parti, no? Esclusivamente contro di noi, quindi non contro TG. Quindi la loro idea era assolutamente contraria a quella di un ideale che è quello che ha sempre, diciamo, motivato me, no? Cioè vale a dire l'ideale di una liberazione dell'Italia dal giogo dell'Unione Europea e similare, ma era esclusivamente di trovare una sedia per qualcuno di loro. E quindi allora, se invece di attaccare il Partito Democratico attacchi noi con l'intento palese di rubarci dei voti, e non riescono a rubarci abbastanza voti per andare in Parlamento, e così facendo oltretutto danneggiano la causa, no? Perché la fanno sembrare irrilevante. Ci costeranno un paio di collegi, così come è successo in passato con Casa Pound e similari, ma ogni volta ci si ricasca. Dannosi, e ogni volta dico: ma avranno imparato la lezione? Ma non sarà così, cioè, la prossima volta si chiameranno in un'altra maniera e arriverà il partito super sovranista, siamo quelli più puri del puro, votateci, e poi in realtà una simpatica manica di Beoti che non hanno capito che non siamo qua a scherzare. Giulio. Allora, Claudio, sulla formazione del governo, secondo te che incidenza ha questo risultato, o che incidenza può avere? Ma io è ovvio che un maggior peso di Fratelli d'Italia rispetto al previsto dovrebbe indicare un maggior numero di ministri. Se fossi in loro sarei molto prudente. Cioè, se fossi in loro, allo scopo di tenere quanto più unita possibile nel tempo la coalizione, cioè se voglio puntare a una lunga legislatura, diciamo che tenderei a ripartire i ministeri in modo più bilanciato. Cosa ne pensi del voto di Forza Italia, del risultato di Forza Italia? Ah,
Forza Italia è un partito che ha raggiunto ormai da tempo il suo cosiddetto zoccolo duro, è gente che probabilmente vota Berlusconi in ogni caso, e quindi il risultato è sempre quello lì. Bene, allora Antonino, okay. Se ci sono altre cose, se allora, no... vado a rifare conti, grazie. No, direi di no, grazie, buonanotte. Grazie mille a Claudio Borghi Aquilini. Ciao.